Tanto tempo fa, nel mezzo di una notte tempestosa, in una lontana città chiamata Alessandria d'Egitto, nacque il piccolo Giuseppe. La casa di Giuseppe sorgeva ai confini della città, dove le costruzioni lasciavano spazio a una lunga distesa di sabbia, il deserto. Giuseppe, durante le sue passeggiate, si trovava spesso a rimirare quell'infinito, un vero e proprio mare giallo. Il deserto era così bello e ricco di misteri. In casa con papà, mamma e il fratello Costantino, viveva anche Anna, la tata di famiglia. Anna proveniva da un paese lontano e ogni sera raccontava ai due fratellini fantastiche storie di principesse, sultani, fakiri e regni immaginari che prendevano vita tra le dune del misterioso deserto. Quante cose succedono lì. Vorrei un giorno trovare le parole per poterle raccontare, descrivere, vivere. Vorrei che tutto il mondo conoscesse i suoi segreti. Oltre al deserto, c'era un altro luogo che affascinava e riempiva i pensieri del piccolo Giuseppe. La mamma, infatti, a pranzo, a cena e nei lunghi pomeriggi passati insieme, gli raccontava sempre del suo paese d'origine, l'Italia. Quando Giuseppe iniziò la scuola, fu subito incuriosito dalle usanze e dai grandi personaggi legati alle sue radici. Una volta diventato grandicello, Giuseppe si trasferì a Parigi per continuare i suoi studi. In quegli anni Parigi era un vulcano di creatività. La città più bella del mondo, tutti i più grandi artisti vivevano e lavoravano lì. Si incontravano e si scambiavano idee. In quegli anni Giuseppe diventò grande e colto e conobbe un sacco di persone. Fu proprio grazie a tutti questi amici che si innamorò della poesia. Le poesie sono come il deserto che vedevo da bambino. Racchiudono in loro un segreto enorme e una sola parola può aprire a orizzonti sconfinati. Ma c'era qualcosa che ancora mancava nella vita di Giuseppe: conoscere la sua terra d'origine. Quella terra di cui tanto aveva sentito parlare dall'amata mamma. Purtroppo, il destino aveva altri programmi per lui. Giorni bui si prospettavano all'orizzonte. Era scoppiata la Grande Guerra, quella che era destinata a rovinare le vite di milioni di persone in tutto il mondo. Sventuratamente, anche Giuseppe fu chiamato a parteciparvi. Durante le buie notti in trincea, in compagnia di altri amici soldati, si rifugiava spesso nei ricordi. Scriveva poesie e sognava di volare sopra le dune del deserto, libero e felice come quando era bambino. In quelle tristi giornate, Giuseppe si rese conto di quanto lui e i suoi compagni si sentissero impauriti e soli di fronte al loro destino. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Ma tutte le cose, anche quelle brutte, sono destinate a finire. E così, mantenendo sempre uno spirito positivo e sognatore, Giuseppe riuscì a superare anche questa brutta sfida. La guerra finì e lui fece ritorno in Francia, dove sposò una bellissima ragazza con cui ebbe due figli, Ninon e Antonietto. Tutte le poesie scritte, sia nei momenti di gioia che di sconforto, vennero raccolte e pubblicate in un libro. Per scegliere il titolo, Giuseppe pensò a qualcosa che lo avesse accompagnato nelle sue avventure. Una cosa che lo legava a tutti i momenti che aveva vissuto. Il titolo che scelse fu l'Allegria. Sono un poeta, un grido unanime, un grumo di sogni. La vita di Giuseppe proseguì con momenti felici e altri tristi, che lui affrontò sempre con lo stesso spirito ricco di buoni propositi e con una forza senza confini, proprio come il deserto, a lui tanto caro. La storia sta per volgere al termine.
Ormai vecchio, Giuseppe si trova a ripercorrere tutti i capitoli della sua vita. Le mattine di quando era bambino e la magia che avvolgeva i suoi sogni. Il caldo deserto, i risvegli nel fango, al gelo con i suoi amici soldati, le colazioni con la sua famiglia tra il profumo di fiori e tutta questa bellezza, tutta questa vita le ha raccolte in sole quattro parole. Mi illumino d'immenso.